Ciao ragazze, ultima proposta per queste feste. Trovate tutte le altre nell'info box. Questa volta è una proposta più sobria, ma comunque luminosa, adatta per essere sfoggiata per il pranzo di Capodanno. Applico su tutta la piega espresso della palette Elegantissimi di Neve Cosmetics. Lo applico in maniera molto ampia perché voglio una piega abbastanza evidente. Applico alla fine dell'occhio Rust di Nabla Cosmetics, questo bronzato, per dare un tocco di colore. Sfumo e continuo a applicare ancora espresso fino a che non ottengo il risultato che desidero. Come punto luce sotto il sopracciglio, Etoile, sempre degli Elegantissimi, che applico anche all'interno dell'occhio. Sulla palpebra mobile, On Shimmer della palette Different di Mulac, lo applico bagnato per renderlo ancora più intenso. Per un look ancora più bagnato, Christine, l'H2O ombretto di Nabla Cosmetics, che consiglio di applicare con il dito. Nella rima inferiore dell'occhio, la Bombay Black di Nabla Cosmetics, e la applico esternamente ma anche internamente, sia inferiore che superiore. Fisso la matita con Rust, sempre di Nabla, perché mi piaceva il contrasto con il nero. E vado a pulire eventuali fallout, ma soprattutto ad aggiustare la forma finale. L'eyeliner, il Professional Liner Vamp di Pupa, lo applico in una linea un po' più spessa del solito. Successivamente piego le ciglia e applico il mascara Le Film Noir di Nabla. Per un perfetto look cat eyes, le Lure numero 117 con la colla Frame for Fame di Essence. E applico il mascara anche sulle ciglia inferiori. Questo è l'occhio terminato. Per le labbra un colore un po' insolito che però a me piaceva tantissimo, questo fucsia intenso sfilata di Neve Cosmetics. Un bacione ragazze, auguro tutte un bellissimo nuovo anno. Ciao!